Tra somari e grappini è incontenibile lo show del governatore De Luca contro il governo Meloni. Nel mirino c'è di nuovo l'autonomia differenziata, con dati su bilancio e spesa pubblica. Tutto nasce dalle dichiarazioni del ministro Roberto Calderoli in un'intervista al Sole 24 Ore, secondo cui il Veneto ha 4,8 milioni di abitanti contro i 5,6 milioni della Campania, ma per il personale spende quasi la metà e per l'acquisto di beni e servizi, tra cui l'energia, circa un quinto. Sono differenze che vanno motivate oppure eliminate, dice il ministro. Piccola demagogia, piccola politicanti, grandi somari, taglia corto De Luca. Nel ribadire che la Campania, prosegue De Luca, si presenta come un modello di trasparenza e di rigore spartano, che è pronta alla sfida dell'efficienza e al confronto dei dati con qualunque altro livello istituzionale, mi limito a una sola considerazione conclusiva e preventiva, dice il governatore, rivolta soprattutto a interlocutori del Nord. Per favore, a Ferragosto niente grappini. Contrattacca subito Calderoli. A chi accusa il Nord di proporre dati campatinaria e quindi citare numeri falsi, faccio notare che questi dati sono rilevazioni del SIOPE, ovvero il Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici della Ragioneria Generale dello Stato, che rileva telematicamente incassi e pagamenti delle amministrazioni pubbliche. In buona sostanza, chi contesta questi numeri ufficiali, da cui la Campania esce con le ossa rotte, contesta la Ragioneria Generale dello Stato. La matematica non è un'opinione e i numeri sono numeri, afferma il ministro. L'ultima parola se la riserva il vicepresidente della regione Fulvio Bonavitacola, fido scudiero di De Luca. A proposito del personale dipendente pubblico, sottolinea Bonavitacola, sul sito ufficiale del MEF sono riportati dati sul personale dipendente delle pubbliche amministrazioni suddivisi per regioni. La Campania ha 5.075 dipendenti per ogni 100.000 abitanti, il Veneto 4.708 per ogni 100.000 abitanti. Situazione del tutto comparabile, fa notare Bonavitacola. Per quanto riguarda i consumi energetici, sul sito ufficiale Istat Statistica Report sono riportati i consumi energetici per famiglie. Il sito, conclude Bonavitacola, indica che per i consumi energetici una famiglia campana spende 1.242 euro all'anno, una famiglia veneta 1.587 euro all'anno, il che smentisce totalmente le affermazioni di Calderoli.